A Bologna, raduno dei campioni del mondo di freestyle, acrobazie e sfide al limite del possibile. Inviata Carlotta Mani. Lo scopo no, è arrivare da una parte all'altra, scivolare sul tubo, dimostrare che si sa scivolare con stile. È uno show vinto due volte, per chi conosce un po' lo skate. Per chi non lo conosce me lo traduci? Come te lo traduco? Di stravagante non c'è solo il nome, ma anche i contenuti. Sono gli sport del freestyle, discipline da strada da ammirare ma da maneggiare con prudenza. C'è chi vola con la bici, chi si arrampica sul rotor, questa ruota d'arrampicata che gira sempre più velocemente. Arriva fino a 2 metri al secondo più o meno, che è la velocità sulla quale si muove chi fa il campionato del mondo di arrampicata in velocità. Riservato a chi ha equilibrio da vendere c'è lo slackline, una fettuccia di poliestere sulla quale si possono eseguire oltre 1000 evoluzioni. Salto mortale in avanti. Sono arrivati da tutto il mondo i campioni del parkour, la sfida agli ostacoli metropolitani. Qui sopra invece gli amanti dell'alberi, una palestra sospesa dove si impara a scalare gli alberi di tutto il mondo. Esibizione estreme qui a Bologna al Festival Internazionale del Freestyle, ma anche la possibilità di un'occasione per i dilettanti di distrarsi con discipline più tranquille. Con 3 figli maschi qualsiasi cosa va bene, purché sia sport. Per scaricare le tensioni si può scegliere il percorso mountain bike oppure le competizioni di frisbee, per poi finire anche così, sul più tradizionale dei giochi, il biliardino, rivisitato ovviamente in chiave freestyle.